Tu, Dio, dacci le ali delle aquile, lo sguardo delle aquile, gli artigli delle aquile, per portare ovunque tu doni la luce, l'amore, la bandiera, la gloria d'Italia e di Roma. C'erano i familiari con il dolore che ancora rigava i loro volti. C'erano i colleghi ancora increduli per quanto accaduto 5 anni prima. E gli sguardi rivolti all'orizzonte su quel mare che l'11 maggio 2005 inghiottì per sempre i corpi di 3 aviatori della Polizia di Stato. Maurizio Formisano, 37 anni, Fabrizio Di Giambattista, 32 e Valerio Valentini, 30. Erano in volo operativo verso le isole Tremiti con l'Observer in dotazione all'11° reparto volo di Pescara. Qualcosa a 5 miglia al largo di Fossacesia andò storto e l'aereo precipitò. Oggi la cerimonia con il questore di Pescara Paolo Passamonti e i prefetti di Chieti e Pescara Vincenzo Greco e Paolo Orrei e il comandante dell'11° reparto volo Antonio Molinaro che proprio con Maurizio Formisano solcò tante volte i cieli di Sardegna e Lazio. Io sono arrivato relativamente da poco qui a Pescara, ma mi sono trovato subito così a ricordare i 3 colleghi che sono deceduti 5 anni fa nel 2005, di cui uno col quale ho volato insieme. È una cerimonia che tocca tutti quanti noi, ma anche i familiari che hanno un ricordo vivo e al quale siamo vicini, sia come reparto che come amministrazione della Polizia di Stato. È un quinquennio, siamo riusciti a realizzare anche un monumento che possa mantenere vivo il ricordo dei colleghi e soprattutto essere così, da un momento di tristezza, un relativo momento di gioia, rivederci tutti quanti noi. E sì, con noi, come noi siamo con te, per sempre! La preghiera dell'aviatore chiude la toccante cerimonia di inaugurazione del nuovo cippo commemorativo innalzato sul lungomare di Fossacesia in direzione del punto dove il velivolo precipitò. Un elicottero AB-212 ha reso omaggio ai caduti con un volo sul luogo della cerimonia e una corona di fiori lanciata nelle acque di quell'Adriatico che rubò la vita ai 3 piloti dell'11° reparto volo di Pescara.